Signori, ultimo video di giornata, bentornati. Allora, Udinese-Lazio si sta per concludere con l'Udinese ora in attacco, attenzione, ripartimento di fronte, apertura, può andare verso la bandierina, ancora il pallone, il tiro! Traversa! Traversa dell'Udinese, clamoroso, incrocio dei pali assurdo, che tiro aveva sfornato fuori! Mamma mia, mamma mia! Molina, se non ho visto male. Infatti è proprio lui, Molina. Ma attenzione ancora, proprio lo stesso Molina. Uno contro Isai, la chiude. E adesso attenzione, forse l'ultima azione, Cabral, uno contro uno. Adesso qua il pallone lo gestisce la Lazio. Ultima azione, attenti qua la Lazio. Allarga il pallone. Non vedo neanche benissimo, attenzione. Perché giustamente c'è la luce avanti. È il triplice fischio, finisce 1-1. La partita tra Udinese e Lazio, molto, molto particolare questo risultato, a mio parere inaspettato. Pareggio 1-1 la Lazio contro l'Udinese e onestamente, secondo me è stato anche il risultato più giusto di tutti. Fatto sta che è maturato lungo tutta la partita, avevo subito trovato, grazie a Diolofeu, il gol. Fino a subito l'Udinese aveva trovato subito, appena in avvio, sono bastati 5 minuti, e hanno fin da subito trovato il gol che li ha portati sull'1-0, ma questa gioia è durata un pochino di tempo perché allo scadere il primo tempo, cross abbastanza insidioso, non ben contrastato alle difese dell'Udinese, e fa 1-1 la Lazio con Felipe Anderson. Si è infortunato Pedro ancora una volta e questo dimostra che Pedro è un giocatore incredibile, un giocatore a mio parere devastante, ma sulle quali non ci si può fare troppo affidamento. Esordisce Cabral, secondo me non ha fatto neanche una pessima partita, può migliorare, può e deve migliorare Cabral, ma secondo me ha iniziato molto bene. Sarà solamente il tempo a dirci se ci abbiamo visto lungo. Chi lo può mai sapere? Fatto sta che mi è piaciuto molto l'Udinese. Alla fine il pronostico che aveva fatto il buon Fabio Caressa, cioè Fabio, tu sei il mago dei pronostici in negativo, perché ce lo ricordiamo, lui è sempre il mago dei pronostici in negativo, ha messo l'X2, se non sbaglio, alla Salernitana e l'ha presa. Ha messo il 2 del Sassuolo e l'ha preso, ha messo la X all'Udinese contro la Lazio e l'ha preso. Molto bene, bella per il buon Fabio Caressa, che oggi clamorosamente ha indovinato qualcosa. Salutiamo ovviamente Fabio Caressa, se mai ci starà ascoltando, anche se onestamente ne dubito altamente. Tornando alla partita, una Lazio che cerca di fare il suo solito gioco di fraseggio, di gestione del pallone, mentre invece un po' più catenacciaro, se permettete, giustamente anche l'Udinese, un po' più catenacciaro, ma assolutamente per quanto mi riguarda ci sta, perché l'Udinese aveva come pretesa cercare di fare il meglio possibile e magari, chi lo sa, magari trovare una vittoria. Trovare un pareggio, che sono oggettivamente per loro punti d'oro, e alla fine è arrivato un pareggio che io non penso che si lamenteranno assolutamente i tifosi dell'Udinese. Buona partita a mio parere. Deulofeu ha fatto secondo me molto bene quest'oggi e sono soddisfatto fossi un tifoso, come detto prima, dell'Udinese per la prestazione che hanno fatto. Fatto sta, ragazzi, che il video si conclude qua. Noi ci vediamo domani, classico riepilogone alle 7 del mattino con un nuovissimo video. Ci vediamo. Ciao ciao.